La lente di ingrandimento, ovvero l'approfondimento su temi specifici che nascono dalle cure primarie per le cure primarie. Buonasera a tutti, benvenuti alla Lente di Ingrandimento, che è un appuntamento di Radio Web Cure Primarie, che è una produzione della Scuola Veneta di Medicina Generale. Questa sera parleremo dell'importanza della colonscopia nei soggetti a rischio, nei soggetti che devono fare dei controlli e negli screening per la prevenzione del carcinoma colorettale. Vedremo come è strutturato anche il protocollo nel Veneto e quali sono le caratteristiche della colonscopia di qualità. Ogni medico di medicina generale sa sicuramente quali sono le resistenze dei pazienti per eseguire questo esame, pur nella sua grande importanza. E sicuramente una delle resistenze più ricorrenti è quella dell'accettabilità, soprattutto in merito alla preparazione di questo esame. Non so quante volte abbiamo sentito dire: dottore, ma 2 litri d'acqua veramente non ce la faccio. E quindi oggi sono a disposizione però dei preparati che francamente facilitano molto questa fase preparatoria e garantiscono anche una elevatissima efficacia. Parleremo di cos'è la split dose, cosa e quali sono i preparati a basso volume, quanta è la loro sicurezza e anche quali sono le loro caratteristiche. Approfondiremo questi temi con il dottor Maurizio Pantalena, che è direttore dell'unità operativa semplice dipartimentale di gastroenterologia ed endoscopia digestiva di Arzignano e l'URSS 8 Berica, che alla fine della sua presentazione darà anche risposta ad eventuali domande dei partecipanti a questo incontro. Quindi grazie dottor Pantalena per aver messo a disposizione le sue competenze e per approfondire il tema, quindi a lei la parola, grazie. Grazie a voi, ringrazio la Scuola Veneta di Medicina Generale per questa opportunità, per condividere appunto l'importanza della colonoscopia nell'ambito della prevenzione delle neoplasie del colon. Partiamo con le slide, eccole qua. Ecco. Non ci sono conflitti di interesse. Uno schema molto semplice su l'obiettivo della nostra discussione, l'intestino, il colon, il grosso intestino, che noi esploriamo con la colonoscopia. Ovviamente questo è uno schema molto grossolano, ci troviamo spesso di fronte a intestini ben più tortuosi, ben più difficili da percorrere, ma la cosa più importante è che la principale azione di prevenzione dei tumori del colon retto rappresentata dallo screening. L'ESGE, che è la Società Europea di Endoscopia Digestiva, raccomanda l'implementazione dei programmi di screening per il cancro del colon retto in tutti i paesi. Come vedete qua ci sono delle differenze sostanziali, nel senso che gli inviti sono estesi dall'1,5 al 100% del target, perché ovviamente stiamo parlando di tutta l'Unione Europea, e ci sono stati che da tempo sono partiti con l'attività delle campagne di screening e altri che sono decisamente più in ritardo. Qual è la popolazione target? Sono i soggetti fra i 50 e i 75 anni, attualmente in Italia siamo fra i 50 e i 70 anni, sull'estensione 75 si sta discutendo. E con quale meccanismo? Con la ricerca del sangue occulto fecale mediante il test immunochimico, che è molto più affidabile dei vecchi test per il sangue occulto classici. Perché facciamo lo screening? Perché stiamo parlando di una malattia che è frequente, è grave, e ha una fase preclinica diagnosticabile, perché sennò sarebbe inutile andare a cercare di fare prevenzione, e soprattutto perché la diagnosi precoce è vantaggiosa e la terapia è efficace. Il test deve essere un test sensibile, deve essere un test specifico, economico ed accettabile, e quindi il sangue occulto fecale è ciò che si è dimostrato più efficace per una distribuzione su vasta scala. Questo è uno schema, tanto per far capire che noi abbiamo quindi una soglia preclinica
di lesioni che possiamo identificare e che, se lasciate a se stesse, possono evolvere, diventare più grandi, diventare più brutte, diciamo, e quindi evolvere verso una malattia più critica. L'incidenza di questa neoplasia è rilevante, sia nei maschi che nelle femmine, con una tendenza sostanzialmente analoga nella crescita della curva nelle fasce d'età sopra i 50 anni, ed è per questo che il target della popolazione su cui agire per lo screening è questo, e con una progressiva tendenza all'aumento della mortalità. Ma se guardiamo sul grafico di sinistra, ci accorgiamo come dagli anni 80 fino ai primi anni 2000, che sono le fasi prima che partissero in Italia le campagne di screening, abbiamo avuto comunque un incremento sia nei maschi che nelle femmine nell'incidenza delle neoplasie del colon, e un progressivo decremento della mortalità. Questo perché comunque la diagnosi con la colonoscopia, anche al di fuori di uno screening strutturato, ha consentito di identificare lesioni e abbassare la mortalità. Ma questi sono i dati più aggiornati, siamo nell'era dello screening, quindi dai primi anni 2000 fino a pochi anni fa, e la caduta dell'incidenza e la caduta della mortalità è decisamente più rilevante. Perché possiamo fare la colonoscopia per prevenire i tumori del colon? Perché a partire da una mucosa normale possono formarsi dei piccoli adenomi che poi crescono fino a diventare degli adenomi a rischio, degli adenomi già cancerizzati fino al carcinoma avanzato, ci troviamo con un intervallo temporale estremamente lungo, e quindi intervenire precocemente identificando con una fase in cui si può avere un trattamento endoscopico delle lesioni piccole consente sicuramente di evitare che queste possano evolvere fino alla neoplasia. Lo screening non è altro che un setaccio, cioè facciamo passare attraverso un meccanismo di setaccio appunto la popolazione target, e identifichiamo i soggetti che hanno un qualcosa, nel nostro specifico caso il sangue occulto nelle feci positivi, e li inviamo ad ulteriori test che possono determinare un trattamento o semplicemente dei consigli o supporto. Il protocollo di screening nel Veneto, ma sostanzialmente in tutta Italia, tranne una piccola nicchia che rimane nel Piemonte di ricerca mediante sigmoidoscopia, è fatto sull'età target di 50-69 anni, l'intervallo di screening è pienale e il test di primo livello è rappresentato dal FIT, cioè il test immunochimico per la ricerca del sangue occulto fecale, mentre la colonoscopia è il test di approfondimento diagnostico di secondo livello. Quindi circa il 5% dei soggetti che esegue il FIT risulta positivo e quindi viene invitato a fare la colonoscopia. Questa è la provetta che molti di noi hanno già visto, viene distribuita gratuitamente, c'è un meccanismo semplice di raccolta delle feci con questa piccola asta, e poi viene introdotta nella provetta, che conserva il materiale e consegnato al centro screening. Perché parliamo di colonoscopia di screening come qualcosa di leggermente diverso? Perché tutto sommato in una colonoscopia normale il soggetto è un paziente, cioè un soggetto che ha dei sintomi o un aumentato rischio o viene per un controllo perché ha già avuto dei polipi o delle neoplasie, mentre nella colonoscopia di screening il soggetto è a casa, è sano, gli abbiamo tra virgolette invitato noi e non ha pregresse lesioni e non ha un aumento del rischio perché si tratta di soggetti a rischio medio. Per cui nella colonoscopia normale la richiesta è del paziente, ma nella colonoscopia di screening è un invito fatto al paziente, per cui se non abbiamo un'adesione adeguata, la campagna di screening sostanzialmente vanifica il suo effetto. Per questo e per altre considerazioni, nel corso degli anni sono state implementate tutta una serie di valutazioni e recentemente questo lavoro di Kaminski che analizza quelli che sono gli aspetti da valutare per una colonoscopia di qualità. Ovviamente non staremo ad analizzarli uno per uno, ma diciamo che un punto preprocedurale fondamentale è la percentuale di adeguata preparazione intestinale, che se non è sufficientemente elevata riduce drasticamente la capacità di completamento delle procedure, di identificazione della patologia, di management della patologia e così via. Quindi la preparazione intestinale di fatto è un prerequisito che ci consente di realizzare delle colonoscopie di qualità.
È una piccola storia, diciamo, delle preparazioni. Si parte dagli anni Ottanta, in cui si facevano semplicemente delle diete, dei lassativi e dei clisteri, poi successivamente larghi volumi di lavaggio intestinale e così via, fino agli anni Ottanta, in cui è emerso il trattamento col PEG, una preparazione con 4 litri che veniva fatta interamente la sera prima, il pomeriggio sera prima dell'esame, e per circa 20 anni sostanzialmente non è cambiato niente. Il meccanismo era efficiente, ma sicuramente non particolarmente gradevole. Nei primi anni 2000 hanno cominciato a comparire delle preparazioni a più basso volume in cui si associavano degli altri agenti osmotici, come l'ascorbato o come il citrato, che consentivano sostanzialmente di ridurre il volume della preparazione e renderla quindi più accettabile. E più recentemente, quindi nel 2018, un'azienda ha prodotto un preparato ancora di quantità minore, quindi si tratta solo di 1 litro, che va accompagnato con 1 altro litro di liquido complessivamente. Liquido chiaro significa sostanzialmente acqua, tè o qualcosa del genere. Ma sono state realizzate delle linee guida, queste linee guida sono state recentemente aggiornate l'anno scorso, dal gruppo di lavoro della Società Europea di Gastroenterologia, e vi faccio semplicemente vedere i dati salienti. Intanto, la dieta a basso contenuto di fibre è sufficiente per un solo giorno precedente l'esame, mentre prima si tendeva a darlo per tempi più lunghi. La split dose è ciò di cui parleremo più volte, significa spezzare la dose in 2 parti, sostanzialmente una parte viene somministrata la pomeriggio sera prima dell'esame e la seconda parte la mattina presto prima dell'esame. È vero, a volte per chi è prenotato per un esame alle 8, 8:30 deve alzarsi all'alba, però diciamo che la preparazione è un elemento essenziale e la colonoscopia è un esame importante, quindi convinciamo i pazienti che è una cosa a loro vantaggio. Viene accettata la preparazione same day, cioè nella stessa giornata, soltanto per chi ha l'esame al pomeriggio, quindi fa la preparazione al mattino e successivamente esegue la colonoscopia nel pomeriggio. L'ultima dose deve essere somministrata 2 ore prima dell'esame, perché il punto critico delle preparazioni classiche era quello che dal momento in cui si aveva quell'enorme lavaggio intestinale con i 4 litri, poi c'erano mediamente 10, 12, 14 ore di tempo per dare con il quale l'intestino si sporcava un po' di nuovo, mentre invece spezzando la dose in 2 parti e somministrando l'ultima dose a 2-3 ore prima dall'esame, la pulizia è sicuramente più efficace. E questo è una cosa nota ormai da molto tempo, questi lavori sono di quasi una decina d'anni fa, in cui si vede che in questa meta-analisi che ha analizzato 9 trial, tutti avevano un vantaggio nella split dose rispetto alla dose standard tutta il giorno prima dell'esame. E la split dose, diciamo la preparazione split, consente anche di identificare più lesioni, quindi più adenomi e quindi polipi adenomatosi, sia quelli in generale sia quelli più piccoli. Vedremo successivamente che questa ADR, Adenoma Detection Rate, è un elemento cardine nella qualità della nostra endoscopia. Successivamente sono stati fatti dei lavori per valutare le preparazioni a più basso volume e ovviamente l'elemento primario è che sono decisamente più accettabili, quindi la compliance del paziente è nettamente a favore dei bassi volumi, ma non c'è una differenza di efficacia. Quindi se abbiamo una preparazione che è quantomeno altrettanto efficace di quella classica, ma è decisamente più tollerabile da parte del paziente, non c'è un razionale, se non in casi estremamente selettivi, di proporre preparazioni più robuste. E più recentemente è stato fatto uno studio italiano su circa 1300 pazienti che provengono da indicazioni differenti, quindi soggetti che fanno la colonoscopia di screening, ma anche di sorveglianza o per diagnostica di primo livello, e in tutti questi casi si è dimostrato come la preparazione con l'ultimo prodotto, quello a più basso volume, quindi un solo litro di peso più acido ascorbico, ha consentito, valutando globalmente i pazienti, di avere una efficacia nettamente superiore rispetto alle altre preparazioni. Questa differenza era più marcata se lo confrontavamo
con la preparazione fatta tutta il giorno prima rispetto alla preparazione split, mentre nella split dose sostanzialmente si sovrappongono tutti. Questo significa che se facciamo una buona preparazione split, probabilmente con qualsiasi preparato otteniamo una buona pulizia, però sicuramente la accettabilità da parte del paziente è decisamente migliore con le preparazioni a più basso volume. Questo è lo stesso tipo di analisi che valuta esclusivamente la risposta di efficacia nella pulizia della parte destra del colon, che è tendenzialmente un po' più difficile da mantenere pulito, e questi sono i dati sulla tollerabilità, in cui c'è una differenza statisticamente significativa della tollerabilità dei più bassi volumi rispetto ai volumi più elevati. Questo è abbastanza evidente. Non ci sono invece grosse differenze per quello che riguarda gli effetti collaterali. Ma come facciamo a valutare se la nostra colonoscopia è di buona qualità e soprattutto inizialmente se la pulizia è stata efficace? Fino a un po' di anni fa c'erano le valutazioni soggettive, veniva definita per esempio in una vecchia linea guida adeguata se consentiva un esame completo, cioè il raggiungimento del fondo ciecale, la visione di polipi superiore ai 5 mm, ma è un dato assolutamente soggettivo, poco standardizzabile. Poi sono state fatte delle valutazioni semi-quantitative in termini di eccellente, buona, sufficiente, scarsa e così via, e negli ultimi decenni sono emerse tutta una serie di scale di valutazione più specifica, che non vi tedio con tutto l'elenco, ma ho sottolineato esclusivamente la Boston Bowel Preparation Scale perché è quella più studiata, più analizzata e più validata, per cui è quella che anche in una recente review che le ha confrontate tutte viene consigliata non soltanto all'interno delle attività di studi clinici, ma nel setting clinico ordinario. Quindi è quella che tutti noi ormai utilizziamo, che spesso voi vi trovate magari nei referti di endoscopia, vi trovate scritto per esempio che c'è una scala di preparazione di Boston con un valore di 9, che è il massimo raggiungibile. Sostanzialmente si suddivide il colon in tre segmenti, il colon destro, il trasverso e il sinistro, e ad ognuno di questi segmenti si dà un punteggio. La quantità complessiva di fluidi, cosa che altre scale fanno, non viene valutata perché lo score viene attribuito dopo il lavaggio di aspirazione, quindi se c'è un po' di residuo liquido trasparente che non inficia sostanzialmente la visione, viene aspirato e poi si fa la valutazione successiva. Si attribuisce un punteggio da 0 a 3, dove 0 è assolutamente non valutabile per residui fecali ancora importanti, e via via sempre più pulito, per cui abbiamo la possibilità di identificare un'area perfettamente pulita, un'area di pulizia intermedia, un'area di pulizia scadente, un'area assolutamente non valutabile. Se il punteggio complessivo dei tre segmenti è inferiore a 5, o se anche gli altri segmenti sono ben puliti, ma c'è almeno un segmento con un punteggio pari a 0,1, l'esame viene considerato inadeguato e quindi andrebbe ripetuto. E nell'ambito dello screening non è andrebbe ripetuto, ma è tassativo che vada ripetuto. Più recentemente, questa è una cosa che va al di fuori dell'ambito ambulatoriale perché è uno studio fatto in un setting clinico ospedaliero, però è interessante perché sono stati analizzati una serie di fattori che possono far predire al clinico la probabilità di inefficacia di una buona pulizia intestinale sulla base per esempio del fatto che sia stato meno rilasciato, sia stato fatto meno un colloquio con il clinico, sia stata data un'istruzione scritta, il paziente sia o meno in unità di gastroenterologia che sembra abbia una maggiore efficacia nel informare i pazienti, se il paziente assume farmaci antipsicotici, se viene fatto lo split o il same day e così via. Diciamo che tutti questi parametri danno una griglia di valutazione di probabilità pre-test della risposta alla preparazione intestinale, e gli autori hanno provato a fare un'app che è liberamente accessibile al link che vedete sottoriportato. Ovviamente per i pazienti ambulatoriali il contesto non è esattamente identico, magari ci sarà la possibilità di rivederla in futuro, però sostanzialmente è interessante valutare come cliccando rapidamente su questi item si può avere la probabilità di successo della preparazione. Questo significa che se ci troviamo con un paziente che ha una probabilità bassa di avere un'efficacia nella sua preparazione intestinale, dobbiamo intervenire nel cercare di fare una preparazione potenziata, più mirata o altro. Ma la sufficienza della preparazione la possiamo considerare
accettabile fino a un certo punto, perché per esempio un quadro emergente degli ultimi anni è quello dell'identificazione delle lesioni sessili serrate, che hanno una maggiore difficoltà a essere evidenziate perché sono tendenzialmente piccole, non rilevate, e questo lavoro fa vedere come se ci troviamo al di sotto della scala dell'ottimale, cioè un valore di 3 in ogni segmento del colon, la probabilità di identificare le lesioni serrate precipita dal 50 o al 21% sostanzialmente rispetto allo stesso esame fatto con una preparazione eccellente. Quindi sicuramente le preparazioni che consentono di ottenere una qualità ideale ci consentono anche di fare diagnosi in modo più efficace. Questo per farvi vedere, questo è un adenoma serrato che, se non ci fossero le freccine, probabilmente nessuno di noi avrebbe notato se non con un lievissimo ispessimento, ma se per esempio su questo polipo spruzziamo un colorante, vediamo che immediatamente è più evidente e quindi ci consente l'asportazione. Ovvio che se questa area fosse ricoperta da residui sarebbe sfuggita facilmente e fatalmente negli anni scorsi, sia per la qualità della strumentazione endoscopica sia per la qualità delle preparazioni, queste lesioni sostanzialmente non le conoscevamo. Proprio in questo senso possiamo parlare di quella che è l'evoluzione tecnologica della colonoscopia verso la cosiddetta endoscopia potenziata, cioè la possibilità di utilizzare sia la cromoendoscopia tradizionale, cioè l'applicazione di coloranti vitali al momento dell'esecuzione dell'esame, come nell'immagine che abbiamo visto prima, oppure una cromoendoscopia virtuale. Qua c'è l'elenco di tutte le varie interpretazioni che le aziende hanno fatto delle varie colorazioni virtuali, e consentono di visualizzare in modo più efficace i dettagli e identificare anche dei dettagli di superficie estremamente raffinati, che consentono anche di predire, questa è la classificazione del pit pattern di Kudo del 94, in cui sostanzialmente sulla base della valutazione del pattern di superficie dei polipi si può predire il livello di invasività della lesione, quindi la necessità di asportarla o di astenersi quando per esempio si raggiunge un pattern di tipo 5 che può essere già direttamente inviato dal chirurgo anche se si tratta di una lesione relativamente piccola. Questa è una brevissima carrellata, tanto per curiosità, perché sono cose che sono state implementate ma che ancora non sono diffuse. Sono delle tecniche, degli strumenti particolari come questo che ha una visione frontale più due visioni laterali, si lavora su 3 schermi per ampliare la visibilità laterale. Diciamo che non ha preso particolarmente piede perché è un po' complicato da usare, è decisamente costoso e comporta un investimento colossale perché si tratta di cambiare tutta la strumentazione endoscopica. Qualcosina che forse un pochettino sta prendendo un pochettino piede sono invece i cosiddetti device add-on, cioè delle aggiunte alla strumentazione. Questo è un tipo di plastica con queste alette retrattili che sostanzialmente consente nella fase di inserzione dello strumento di flettersi e quindi di non ostacolare la progressione dello strumento, mentre invece nella fase di retrazione le alette si estendono e spianano le pliche, consentendo di vedere magari lesioni piccole al di là della plica. Un sistema analogo è questo che si chiama EndoRings, che ha più o meno la stessa finalità, anche che se la forma è diversa, e sono sempre delle alette che si flettono in andata e si estendono in uscita. Un'altra evoluzione un pochettino più complessa perché è integrata nella strumentazione endoscopica è il cosiddetto GI, perché è un pallone che si gonfia all'estremità dello strumento e consente di stabilizzare lo strumento e spianare le pliche. Questa è un'immagine in cui vi fa vedere lo stesso segmento prima e dopo aver gonfiato il pallone che consente di spianare il tutto. Come ultimo, come vi dicevo, ci sono tutte queste tecniche di visione endoscopica con delle colorazioni artificiali digitali che consentono quindi di evidenziare in modo estremamente dettagliato le lesioni che riscontriamo. Per esempio questa è l'iScan, questa è una che consente di fare una valutazione più dettagliata della superficie. Questo è un polipo piatto che ha un aspetto granulare quasi impercettibile, ma se attiviamo questa funzione
identifichiamo meglio la superficie, i bordi, e quindi ci consente di trattarlo in modo più accurato. La stessa cosa con l'MBI, che è un prodotto di un'altra azienda, che consente di fare queste doppie valutazioni cromatiche, o l'LCI, che è una delle ultime interpretazioni. Quindi vedete delle immagini che sostanzialmente sono via via sempre più dettagliate, sempre più raffinate, che ci consentono di leggere in modo più preciso il pattern di superficie dei polipi. L'ultima evoluzione tecnologica che sta prendendo piede negli ultimi tempi è la cosiddetta intelligenza artificiale, che è un sistema che si sovrappone alla strumentazione endoscopica e mette queste graffette sostanzialmente, o questa banda colorata lateralmente, quando identifica dei polipi, e quindi favorisce sostanzialmente la identificazione di queste lesioni, o addirittura nelle sue ultime evoluzioni la caratterizzazione, cioè riconosce il pattern di superficie. Quindi questo qua viene, questo polipo per esempio viene classificato con un colore verde, quindi come iperplastico, e quindi teoricamente non necessariamente da asportare, mentre questo viene identificato come un polipo adenomatoso. L'adenoma detection rate, il polyp detection rate, il cancro intervallo sono degli aspetti che dobbiamo focalizzare: l'identificazione dei polipi all'interno delle colonoscopie e il polyp detection rate. L'adenoma detection rate è il tasso di rilevamento invece degli adenomi, quindi non di tutte le lesioni polipoidi ma solo di quelle adenomatose. E il cancro intervallo è un carcinoma che compare dopo un episodio di screening risultato negativo e prima del passaggio di screening successivo. Quindi noi facciamo una colonoscopia, la riteniamo negativa, il fatto che un paziente torni o per sintomi o per controlli diversi con delle lesioni è una cosa sicuramente che si cerca di evitare. E da tempo ci sono dei lavori che hanno dimostrato che l'adenoma detection rate correla linearmente con la probabilità di sviluppo di cancro intervallo. Questo è un lavoro sempre di Kaminski di una decina d'anni fa, ma uno più dettagliato e più recente di Corley ha dimostrato come, dividendo in quintili l'adenoma detection rate, quindi fra quelli che hanno un basso livello di identificazione di polipi via via crescente, vediamo che sostanzialmente il rischio di cancro di intervallo decresce linearmente con l'aumentare dell'identificazione di questi adenomi, e che un solo 1% di aumento dell'adenoma detection rate consente di ridurre del 3% i cancri di intervallo, indipendentemente dalle indicazioni della colonoscopia. E un aumento sempre dell'1% dell'adenoma detection rate consente di ridurre di 5% i cancri fatali. In pratica, se noi ci troviamo a questo livello qua, quindi con una bassa adenoma detection rate, la confrontiamo con chi ha una capacità di identificare adenomi in modo più efficace e vediamo come si ha una riduzione netta dei cancri di intervallo. La stessa cosa succede per i cancri avanzati e la stessa cosa succede per i cancri fatali. Quindi identificare precocemente le lesioni consente di ridurre in modo significativo lo sviluppo di lesioni successive. Ma dopo che abbiamo identificato i soggetti più o meno, tra virgolette, bravi nell'identificare le lesioni, cosa possiamo fare? Possiamo fare tutta una serie di meccanismi di implementazione di migliorie che portano al progressivo miglioramento di questi aspetti. Questo lavoro, appena pubblicato su Gastrointestinal Endoscopy, dimostra come questo è il valore di aumento progressivo cancri di intervallo, e dopo un intervallo di un anno di implementazione di procedure, diciamo, di miglioramento, di formazione, si è avuto una progressiva riduzione sia per tutti i cancri di intervallo, sia per quelli che, quindi in questo studio, fino a 13 cancri di intervallo in meno in un anno, e lo stesso andamento si è avuto per i cancri cosiddetti precoci, cioè quelli che si sviluppano entro 3 anni dall'episodio di screening. Ma allora, nonostante tutto, noi riusciamo a impattare sulla mortalità in modo estremamente significativo. Questo è un lavoro fatto in Italia dal gruppo di Manuel Zorzi del Veneto, del registro comuni del Veneto, in cui si vede come dall'inizio dell'attività di screening, che è differenziata perché ci sono alcune USL che sono partite un po' più precocemente e altre che sono partite più tardivamente, abbiamo avuto
cumulativamente una riduzione del 22% della mortalità per carcinoma del colon complessivamente valutata. Quindi indipendentemente dal fatto che questi cancri siano stati identificati nello screening o meno, la riduzione nei soggetti che hanno identificato il cancro all'interno dello screening è estremamente maggiore. A questo punto ci si è posti anche questo dubbio, ma i pazienti che non aderiscono, che fine fanno? Sempre il gruppo di Manuel Zorzi, in un lavoro che abbiamo presentato all'ultima FISMAD, ha analizzato questo fenomeno. Intanto siamo partiti dal fatto che nonostante il Veneto sia piazzato abbastanza bene nella classifica, diciamo, nazionale di adesione alla colonoscopia, rimane sempre un po' al di sotto dello standard desiderabile, anche se raggiunge lo standard accettabile dell'85%. Allora sono stati analizzati tutti i soggetti dagli archivi di screening col sangue occulto positivo dal 2004 al 2017. Questi dati sono stati confrontati con il registro tumori del Veneto, il registro regionale di mortalità, e suddivisi tra quelli che hanno aderito e non aderito alla colonoscopia di screening. I dati sono abbastanza eclatanti perché nei soggetti che aderiscono allo screening, che è la linea verde, vediamo che c'è una rapida crescita dell'identificazione delle lesioni neoplastiche e poi una crescita progressivamente molto piatta negli anni successivi. Quindi sostanzialmente nel primo anno dello screening identifichiamo lesioni precoci che poi hanno una bassa probabilità di crescere. I soggetti che hanno rifiutato la colonoscopia di screening hanno un picco iniziale, sono quelli che probabilmente l'hanno fatta in altri centri, in altri contesti, e poi progressivamente però la curva sale, interseca la linea degli aderenti e prosegue fino a un valore decisamente superiore di incidenza cumulativa di cancro del colon. Ma quello che è ancora più evidente è la differenza di mortalità tra i soggetti che hanno riscontrato il cancro nell'ambito dello screening, e la probabilità, la mortalità cumulativa è del 9,3 per mille contro il 22, quindi il 120% in più, di rischio di morte rispetto ai non aderenti. Come ultima cosa, come gestiamo queste lesioni una volta che le abbiamo riscontrate? Questo è lo schema classico delle ultime linee guida dello screening sulla sorveglianza dopo la polipectomia, e queste sono le ultime linee guida appena uscite, sono uscite in agosto. C'è stato un cambio di paradigma abbastanza rilevante, perché nella precedente linea guida sostanzialmente si dava la possibilità di scegliere con la lesione a basso rischio cosa fare sulla base di tutta una serie di aspetti: l'età, la preferenza del paziente, la familiarità, la qualità dell'esame. Questa cosa viene messa in discussione radicalmente perché la qualità dell'esame deve essere di alta qualità, e quindi se l'esame non è di alta qualità, tassativamente va ripetuto. Una volta che si è identificato un polipo che necessita di sorveglianza, questo andrà controllato a 3 anni, se a sua volta dopo 3 anni necessita di sorveglianza si ritorna a 3, diversamente si va a 5 e così via. Per sintetizzare i dati più rilevanti, diciamo che se noi ci troviamo fino a 4 adenomi di piccole dimensioni, sotto i 10 mm, con displasia di basso grado, indipendentemente dalla componente villosa che nelle precedenti linee guida costituiva un fattore di rischio, o con un polipo serrato inferiore a 10, si riprende il programma di screening. Se invece abbiamo un adenoma di maggiori dimensioni o maggior numero di adenomi, si va a 3 anni, e solo nel caso di lesioni di grandi dimensioni resecate piecemeal, cioè a pezzi e non in blocco, si fa un controllo più ravvicinato, più per una sicurezza che i margini siano indenni, e poi si fa il controllo a 12 mesi. Questo significa che il 90% dei soggetti rientra in questa categoria, cioè la maggioranza dei pazienti che noi troviamo nello screening hanno da 1 a 4 adenomi con displasia di basso grado, e quindi possono riprendere il programma di screening, significa tornare al sangue occulto e non ripetere la colonoscopia. A questo proposito, la FISMAD ha lanciato una campagna proprio per cercare di sensibilizzare e migliorare l'adesione allo screening. C'è un testimonial simpatico, accattivante, come Paolo Cevoli, che ci dà una frase anche spiritosa, ma a questo punto vi lascio con il filmato e concludiamo la relazione con il filmato della campagna di screening promossa dalla FISMAD. Non so come si fa, è complicato. Non ho tempo! A me non serve. Sono fortunato!
ma sono tutte scuse. La prevenzione del cancro colorettale va fatta. Se hai più di 50 anni, il test è facile, veloce e gratis e lo puoi fare a casa tua. Oh, può salvarti la vita. Ricordati, la prevenzione non è questione di culo. Bene, grazie dottor Pantalena. Sono arrivate un po' di domande, in parte quelle hai già risposto, ma te le ripeto. Intanto, qual è la percentuale di adesione allo screening in Italia e in Europa? C'è una percentuale, non so se all'inizio quel 19,8% si riferiva a questo o era qualcos'altro fuggito. E la seconda, così ti riassumo un po', è... si chiedeva la tempistica della ripetizione dell'esame, ma l'hai detto nell'ultima parte del tuo intervento, quindi mi sembra abbastanza chiara. Un'altra domanda, poi aspetto che tu risponda, perché faccio delle altre. Quando è indicata la colonscopia senza fare sangue occulto? Cioè, quali sono i fattori di rischio che indicano una colonscopia direttamente senza passare l'esame? Ok, allora, per quanto riguarda l'adesione allo screening, ovviamente ci sono... grosse differenze nelle varie zone d'Italia. Tendenzialmente il nord Italia ha un'adesione più elevata perché c'è una maggiore, diciamo, efficienza organizzativa, siamo partiti decisamente prima, il gap si sta colmando, ma diciamo nel nostro territorio l'adesione allo screening è intorno al 60-65%. 65% significa adesione al test di primo livello, cioè il sangue occulto. Poi l'adesione invece alla colonscopia per i soggetti che risultano positivi è tendenzialmente molto più elevata, perché diciamo che una volta che un soggetto sa di avere il sangue occulto positivo e gli viene proposta la colonscopia, è più sensibilizzato, quindi noi siamo vicini al 90% di adesione al secondo livello dello screening. Per quanto riguarda invece il dato europeo, è ancora troppo frammentato, ci sono degli stati dove siamo ancora agli albori e degli stati come gli stati nordici dove sono al 100% o quasi, quindi diciamo che ancora è una situazione molto mista, anche perché diciamo che i sistemi sanitari nazionali sono completamente diversi nelle varie realtà, quindi diciamo che in Italia da questo punto di vista non siamo messi assolutamente male. Per quanto riguarda la ripetizione dell'esame, appunto, ci sono queste nuove linee guida che sono state proposte dalla Società Europea di Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva. Tra l'altro, proprio in queste settimane stiamo discutendo fra il gruppo di endoscopisti dello screening per interpretarle e adattarle al nostro contesto e quindi rilasciare un documento ufficiale che sarà rilasciato, penso, entro massimo un paio di mesi, con la riorganizzazione dello screening e quindi della sorveglianza dello screening con queste nuove linee guida. Questo consentirà di ridurre il carico di endoscopie di sorveglianza e quindi speriamo anche di abbattere un pochettino i tempi. Sul discorso invece della colonscopia in prima battuta, ovviamente dipende dai sintomi, cioè lo screening viene considerato una azione di massa su popolazione a rischio medio. Per rischio medio si intende soggetti che non hanno una familiarità, che non hanno dei sintomi specifici. Quindi se un paziente ha, non so, il sanguinamento intestinale, deve fare la colonscopia perché ha il sintomo e non per come prevenzione, esattamente. Fare direttamente la colonscopia al posto del sangue occulto è una cosa che ci sono anche degli studi che hanno provato ad analizzarlo, è efficace sicuramente, ma tendenzialmente abbatte notevolmente l'adesione, perché un test semplice proponibile in un tempo breve a una moltitudine di persone è facile da distribuire. Se noi nello stesso tempo dovessimo fare 10.000 colonscopie sarebbe sostanzialmente impossibile. Certo. Sì, la domanda nasceva da un caso clinico che ho avuto l'anno scorso di un paziente che aveva il padre operato di una neoplasia del colon, padre operato a 78 anni circa, e in questo caso è stata richiesta la colonscopia. Fatta la colonscopia è stato tolto un adenoma, displasia non grave,
Fatto l'esame successivo della colonoscopia dopo un anno, tutto negativo. Allora la domanda è: con questo secondo esame tutto negativo, c'è nessuna lesione, cosa si fa? Si aspettano 3 anni e si rifà la colonoscopia oppure si ritorna al sangue occulto? Allora, un paziente che ha un rischio aumentato teoricamente non dovrebbe essere all'interno dello screening, ma dovrebbe essere sottoposto a una sorveglianza per la sua familiarità. Quindi, se il controllo è stato fatto dopo un anno, dovrei pensare che l'adenoma era invece ad alto rischio, perché se l'adenoma è a basso rischio di un singolo adenoma, teoricamente la colonoscopia a distanza di un anno sarebbe un overtreatment, sarebbe un eccesso. Okay. Per cui è chiaro che un soggetto che ha una familiarità e che ha un singolo adenoma può rientrare nel controllo normale, diciamo, perché un singolo caso in famiglia non rappresenta un aumento del rischio significativo. Per esempio nelle nuove linee guida, non ho esposto questo dettaglio, ma nelle nuove linee guida viene esplicitato come la presenza di una familiarità non modifica gli intervalli di sorveglianza, perché non c'è nessuna sostanziale differenza rispetto all'avere quel polipo o un polipo di tipo diverso, per cui sostanzialmente rientra a 5 anni se il suo rischio è un adenoma a basso rischio. Ok, un'altra cosa, un'altra domanda, allora come si fa a sapere dove sono i centri dove si fa la colonoscopia di qualità? Questa è una. L'altra è, che chiede Federico, perché durante lo screening si richiede la ricerca in un solo campione, mentre quando la chiediamo in caso sospetto clinico la chiediamo in 3 campioni. Allora, i 3 campioni tutto sommato sono un po' un retaggio del passato, nel senso che fino a un po' di anni fa il test che si utilizzava per la ricerca del sangue occulto era il test al guaiaco, che veniva influenzato dalla presenza di sangue, bisognava fare la dieta priva di carne e tutta una serie di altri fattori. Aveva una sensibilità inferiore e pertanto si cercava di aumentare questo rischio di negatività con un numero maggiore di esami. In realtà col test immunochimico fecale la necessità di ripetizione non c'è. Sono stati fatti anche degli studi provando a eseguire il test immunochimico fecale per 3 giorni consecutivi e la differenza di identificazione di positivi era sostanzialmente marginale, per cui è più che sufficiente uno. E se usiamo lo stesso test, perché ormai i laboratori fanno il test immunochimico anche per i pazienti esterni allo screening, teoricamente è sufficiente il singolo campione anche per il contesto ambulatoriale. Ok, adesso un'altra domanda interessante di Pino, un collega nostro, che sottolinea come la criticità maggiore nella mancanza sta nella mancanza di integrazione della medicina generale, che non riceve comunicazioni sui soggetti che non sono aderenti. Anche la possibilità di comunicare, di rintracciare questi pazienti, di svolgere un'azione di convincimento anche sulla base del, questa è un'altra domanda, sulle caratteristiche delle nuove sostanze che facilitano in realtà la preparazione. Sì. E penso che questo potrebbe aumentare l'adesione di questi pazienti. E poi c'è un'ultima domanda, ma intanto questa... Okay. Allora, sul coinvolgimento dei colleghi della medicina generale, è ovvio che sarebbe l'ideale. La comunicazione della mancata adesione teoricamente non compete all'endoscopia, perché noi neanche lo vediamo il paziente. Cioè, una mancata adesione è un qualcosa che rileva la centrale di screening, perché semplicemente viene mandato un invito e a quell'invito non si ottiene una risposta. Noi riceviamo sostanzialmente i pazienti che hanno aderito, quindi dovremmo coinvolgere i responsabili del centro screening della parte organizzativa per comunicare anche questa informazione al medico di medicina generale. Su questo sono assolutamente d'accordo e quantomeno nel mio contesto cercherò di farmi interprete di questa richiesta. Per quanto riguarda invece la seconda domanda, sulle caratteristiche dei preparati, sì, che facilitano obiettivamente. Sì. Ok, allora diciamo che nell'endoscopia routinaria noi questi preparati li abbiamo già implementati, nel senso che lo schema che utilizziamo noi in endoscopia propone esclusivamente le preparazioni a basso volume.
le preparazioni a basso volume classico, cioè quelle da 2 litri split, o l'ultima che è 1 litro split. Nello screening abbiamo la preparazione a basso volume da 2 litri. Il problema dell'utilizzo dell'ultima preparazione disponibile è interessante, ci stiamo lavorando, ma ovviamente dipende anche dalle gare, nel senso che essendo acquistati dalla farmacia ospedaliera non possiamo acquistare semplicemente quello che ci sembra meglio, ma quello che quello che offre la casa, esattamente. Senti, se vabbè, c'era un'ultima domanda di Maria Angela, però forse hai già risposto, perché diceva la ricerca del fuori dallo screening si fa uno o tre campioni, insomma. Allora, oltre all'uno o tre campioni ci sarebbe una cosa interessante. La società italiana di gastroenterologia, l'AIGO, ha partecipato qualche anno fa a una campagna promossa da Slow Medicine, Choosing Wisely, che è un movimento che cerca di indurre alla scelta più oculate in sanità, dove il motto è fare di più non significa fare meglio. Ed è stato chiesto a tutte le società scientifiche di proporre dei test che sono tendenzialmente inappropriati. Hanno stilato una lista di 5 test. Allora, per quanto riguarda la gastroenterologia, al primo posto della inappropriatezza c'è esattamente il test del sangue occulto, nel senso che al di fuori del contesto dello screening è totalmente non studiato. Cioè, non andrebbe quasi mai eseguito, perché se il paziente ha un forte sospetto di una patologia, allora, perché ha dei sintomi, allora si fa il test direttamente endoscopico. Mentre il sangue occulto è estremamente poco rilevante, perché la maggioranza dei soggetti che ha il sangue occulto positivo ha le emorroidi, ha i diverticoli, ha le ragadi, è una piccolissima minoranza. Cioè, nell'ambito dello screening, i soggetti positivi sono il 5%. Di questo 5% solo un 40% ha degli adenomi, quindi significa che siamo a una percentuale estremamente bassa rispetto alla popolazione globale. Quindi se invece lo estendiamo alla popolazione globale avremo tantissimi falsi positivi, perché tendenzialmente la popolazione che si sottopone a questi test magari è più anziana rispetto al target dello screening, e quindi è più probabile che abbia diverticoli, più probabile che abbia le emorroidi e così via. Quindi non è un test estremamente affidabile al di fuori del contesto dello screening. Ok, senti, l'ultima cosa, forse l'avevo chiesto prima, ma un cittadino che deve farsi, un utente che deve farsi la colonscopia, vuole sapere dove andare, perché sa che dove fanno la colonscopia di qualità. Per essere sicuro, allora ci sono delle caratteristiche, se uno cerca i vari centri che dicono in questo centro si usa questa metodica, si usa fare questo o quest'altro, utilizziamo degli indicatori di qualità, oppure ci si affida alle conoscenze del medico piuttosto che di chi l'ha già fatta? Allora, diciamo che una delle cose che dovremmo noi implementare, cioè dei dati oggettivi, che classifichino in un qualche modo, che diano un rating ai nostri servizi di endoscopia, sarebbe una cosa auspicabile. Allo stato attuale possiamo dire che tendenzialmente nel nostro territorio la stragrande maggioranza dei centri, per non dire tutti, ha strumentazione abbastanza avanzata ed evoluta, e l'attenzione a queste metodiche per migliorare la qualità dell'endoscopia è ormai radicata nella nostra formazione, per cui penso di poter dire tranquillamente che almeno nel Veneto, come in molte altre realtà, la colonoscopia di qualità è una realtà costante. Poi ovviamente ci possono essere piccole differenze, il centro di eccellenza con la strumentazione di nicchia, ma questo riguarda più degli aspetti molto peculiari che non la routine. L'ultimo appunto della dottoressa Taccola diceva la comunicazione anche dei pazienti che hanno aderito allo screening, cioè la comunicazione a noi, perché dire, no, non sempre il paziente ci viene a comunicare, spesso ma non sempre, quindi sapere quanti hanno aderito per noi è importante, perché ovviamente sarebbe una collaborazione con dei risultati maggiormente positivi, insomma. Ringrazio Cristina per la domanda.
Diciamo che noi forniamo sempre ovviamente un referto che viene e consigliamo al paziente di andare a informare il medico di famiglia. Sicuramente si potrebbe creare un report periodico, per esempio, si potrebbe prevedere magari che ogni tot settimane o mesi magari il centro screening mandi una comunicazione, che può essere una mail, che può essere un altro sistema. Diciamo che c'è anche il fatto che i nostri referti ormai sono tutti in firma digitale e quindi arrivano sul fascicolo sanitario elettronico, e quindi dovrebbe essere già più facile poter certo. accedere anche da parte vostra al fascicolo sanitario del paziente. Ok. Beh, allora, se non ci sono altre domande, io ti ringrazio molto della tua relazione, delle cose che ci hai detto, e ci risentiremo in altra occasione, faremo l'onore di averti come consulente. Grazie e grazie a tutti. Grazie a voi e grazie a tutti i partecipanti. Grazie. Ciao. Abbiamo trasmesso La Lente d'Ingrandimento, un appuntamento di Radio Web Cure Primarie. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito.